dato il via ad una importante tradizione che da qui alle prossime edizioni si possa sviluppare anche in compagnia di altri giornalisti. L'apertura del festival, abbiamo voluto iniziare così quest'anno, è a cura di Bruno Vespa. Bruno Vespa dallo studio di Porta a Porta si collegherà con il Teatro Olimpico e ci racconterà quelli che sono i cinque personaggi a suo giudizio che hanno in qualche modo influenzato. A quale chiediamo ecco, una breve presentazione della sua orchestra e quindi di quello, alcuni assaggi, non sveli tutto, di quello che andrà a presentare il lunedì sera alle 10. Grazie a tutti, buongiorno. Io ringrazio ovviamente il dottor Righini per questa presentazione molto comica. No, non volutamente comica. Vi ringrazio, è un grande onore per me, è la prima volta che collaboro chiaramente con una manifestazione di carattere cinematografico come questo. Voi sapete benissimo che la musica classica di solito è legata a tutt'altro genere di emozioni ed è interessante il fatto che i signori qui presenti mi abbiano voluto coinvolgere in un evento così importante che ovviamente coinvolge poi uno dei temi più importanti come quello della diversità. Quindi legare evidentemente la musica a tematiche etiche di questo livello sicuramente è una cosa non solo bellissima, ma riempie di orgoglio e ci fa sentire sicuramente tutti meglio, sia me come direttore che come musicisti. Il programma è un programma anche nuovo da questo punto di vista, perché come voi potete vedere è un omaggio alle musiche da film, e voi come tutti sapete la cinematografia, le immagini, qui abbiamo un grande maestro, ovviamente non possono prescindere dalla musica, che alla fine trascina e in un certo senso trasforma quello che noi vediamo in immagini in quello che sono le emozioni, e quello che noi vogliamo fare quella sera è quello, cioè regalarvi un'emozione sicuramente diversa. Le colonne sonore che noi abbiamo scelto sono quelle ovviamente dei capolavori della musica, non vi svegliamo tutte quante per non rovinare evidentemente la sorpresa. Vi invitiamo ovviamente a vedere il concerto, l'orchestra sinfonica Marco Dall'Aquila, che non era appunto l'ex condottiere, non era San Marco, punto a nostra, ma è stato un grande compositore del 400 italiano. È un'orchestra molto particolare perché, come voi potete immaginare, il nome dell'Aquila è un nome che in un certo senso è rimasto, perché l'orchestra Marco Dall'Aquila nasce all'Aquila e l'origine era ovviamente un'orchestra costituita dai migliori professionisti dell'Aquila.